partita sofferta, lo sapevamo che giustamente andando a incontrare la prima in classifica, dove lei aveva fatto 5 partite, 5 vittorie, era normale che bisognava fare una partita di un certo livello, sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto tattico, anche sotto l'aspetto dell'intensità. La preoccupazione era quella di capire effettivamente se durante la partita ci potevano stare dei problemi a livello mentale, se eventualmente qualche situazione negativa ci poteva compromettere a livello di risultati. Invece la squadra ha risposto alla grande, la squadra ha dimostrato di avere un carattere, la squadra ha dimostrato che ha voglia di fare risultato, che ha voglia di emergere in questo campionato e nello stesso tempo di consolidarlo nelle migliori posizioni possibili. Oggi questa vittoria ci serve di morale, ci serve per poter lavorare con una certa tranquillità, identificando un po' quello che è l'aspetto dell'allenamento per la preparazione della partita, perché se vogliamo raggiungere alcuni risultati bisogna crescere sotto l'aspetto dell'allenamento, sotto l'aspetto dell'intensità. E quindi tutto quello che noi facciamo durante la settimana poi viene portato la domenica. Se lo facciamo in un certo modo, in un determinato modo, è normale che poi la domenica ci ritroviamo anche a livello mentale in una situazione diversa. È una squadra quadrata, una squadra ottimamente allenata da mister De Filippi, una squadra che è stata consolidata con la vittoria del campionato, una squadra che ha ottimi risultati, ha raggiunto ottimi obiettivi. Ieri mi mancavano qualche giocatore fondamentale per l'economia della squadra e quindi una squadra, come si dice, che tutto quello che ha fatto fino adesso è stato fatto con un progetto serio, costruito da una società seria, da un allenatore serio, preparato e quindi dei ragazzi validi. Questo fa sì che possano raggiungere comunque nel tempo risultati importanti. Sì, tutti quanti si sono comportati all'altezza della situazione. Il portiere si viene lasciato tranquillo, si viene lasciato lavorare e ha i giusti mezzi per poter ben figurare. Noi abbiamo bisogno di queste iniezioni di fiducia, abbiamo bisogno di questi risultati per poter, come ho detto prima, proseguire in un lavoro e farlo in una certa maniera. Quindi, non avendo l'assillo del risultato a tutti i costi, non avendo quella questione che in alcuni momenti della partita si andava in difficoltà, tutto questo ci porta a lavorare durante la settimana in un certo modo. Sì, Stefano aveva avuto un po' di problemi durante la settimana, sia un dito e poi al flessore, poi venerdì si è allenato con una certa tranquillità, nel momento in cui è servito è entrato alla grande all'interno della partita, è un ragazzo che non scopro io, un ragazzo che ha fatto dove è andato, ha fatto sempre il suo dovere, è un attaccante, per un attaccante segnare soprattutto in determinate partite dà stimolo, dà fiducia, dà consapevolezza nei propri mezzi. Tutti quanti devono essere accorrenti che tutti quanti avranno le chance per poter giocare all'interno della rosa e di volta in volta la formazione viene fatta sempre in funzione di quello che si fa la settimana, in funzione se riusciamo a sapere qualcosa dell'avversario. Sempre tutto questo può determinare la presenza in campo. Tutti quanti devono essere consapevoli che sono utili alla causa, ma l'importante è che devono stare almeno sotto l'aspetto mentale e fisico al 100%. No, domenica abbiamo una partita difficile perché il Priverno è una squadra scorbutica, una squadra che bisogna prendere con le mani, una squadra che bisogna andare ad attaccare subito, una squadra che bisogna dargli campo. Noi dal canto nostro non ci possiamo cullare sulla vittoria di domenica, ma dobbiamo solo pensare a lavorare bene per poter poi domenica affrontare una partita in un certo modo. Come ho detto prima, la vittoria ci voleva per il morale, abbiamo tanto bisogno ancora di lavorare, abbiamo tanto bisogno di alcuni meccanismi di metterli a punto e solo con gli allenamenti si riescono a fare certe cose. Perché giustamente, io come ho detto prima, voglio inserire qualcosa di mio, ma sotto l'aspetto proprio della gestione della partita, che è una cosa fondamentale. Ieri in alcuni frangenti avevamo bisogno di un palleggio, di un possesso palla per poter poi ripartire con ripartenze importanti. Questo ci è mancato in alcune fasi della partita e nello stesso tempo abbiamo sofferto perché abbiamo dovuto rincorrere l'avversario.